ormai da due settimane e si prepara a proseguire ad oltranza il presidio davanti alla sede del comune dei precari napoletani, che organizzati in veri e propri turni di guardia sotto alcune tende di fortuna allestite sul piazzale di fronte Palazzo San Giacomo, non lasciano il luogo della protesta neanche nelle ore notturne. I disoccupati, le cui sigle Movimento Precari Bros per il lavoro stabile e per il salario e Precari Bros organizzati, raccolgono circa 2.500 iscritti, provengono da corsi di formazione ex progetto Isola, organizzate dalle precedenti amministrazioni della Regione Campania. Da tempo, giunti al termine del periodo di formazione, chiedono alle istituzioni locali di attivarsi per la realizzazione di progetti ed iniziative per il loro inserimento lavorativo, proponendo tra le altre soluzioni la loro utilizzazione nella raccolta differenziata porta a porta. Rimarremo in piazza, dice uno dei portavoce, già in presidio alle prime ore del mattino, fino a quando Regione, Comune e Provincia non si attiveranno nella misura adeguata a cercare soluzioni alla nostra vertenza. Oltre al presidio, al quale si uniscono altri precari con diverse vertenze di settore, nelle ultime settimane i disoccupati Bros si sono resi protagonisti di altre iniziative come la pulizia nella mattinata di mercoledì della scogliera del lungomare Caracciolo in prossimità del cantiere per la banchina della Coppa America. Un cordiale e affettuoso saluto, amici telespettatori, bentrovati ad un nuovo appuntamento con uno speciale. Mi vedete in modo informale, sono in mezzo agli amici di Precari Bros, che li vedete inquadrati dalla nostra regia. Perché? Perché stasera parliamo della loro vertenza. Non lo fanno in tanti, lo facciamo sempre in pochissimi, ad occuparci di una questione che sta un po' così facendo coprire di ridicolo anche le nostre amministrazioni. Nei nostri studi Salvatore Fierro, buonasera. Buonasera a lei direttore, grazie di averci invitato. Centro coordinamento lotta per il lavoro, Carlo Giuliani, naturalmente tutte le sigle rappresentate, così come c'è Gino Monteleone che è presidente storico di questo gruppo. Buonasera a tutti quanti. Precari Bros che sono ragazzi da tantissimi giorni all'addiaccio davanti Palazzo San Giacomo. Avete visto nelle immagini, nel servizio che ho mandato, che questa è una vertenza che si sta coprendo anche un po' di ridicolo, perché non si riesce mai a discutere e interloquire con le istituzioni, c'è bisogno sempre di manifestazioni per farsi notare, per dire ci siamo, per dire vogliamo essere ascoltati. Ebbene, molto spesso queste istituzioni si chiudono nei loro palazzi e non ne vogliono sapere. Salvatore Fierro, parto prima con te. La questione relativa alla vostra vertenza sembra che non interessi più. Fino a un certo punto eravate collocati in un percorso ben preciso e su dei tavoli realizzati tra Comune, Provincia e Regione, improvvisamente questi gruppi, questi ragazzi sono stati mandati allo sbaraglio. Ma non è che non interessa più la nostra vertenza, perché in realtà i precari Bros sono ancora vivi e lo dimostrano, lo stanno dimostrando in questi 15 giorni di presidio permanente presso Palazzo San Giacomo. In realtà la questione è un'altra, è che oggi le amministrazioni locali insieme al governo centrale vivono una contraddizione rispetto proprio alla vertenza Bros, alla vertenza dei precari Bros, che ricordiamo sono stati formati nel settore ambientale e hanno dato il loro contributo durante l'emergenza rifiuti per contrastare appunto l'emergenza stessa attraverso le operazioni ben precise tra spazzamento e bonifica delle coste marine. Lei lo ricordava nel servizio quando diceva che ieri siamo stati presso la scogliera della Rotonda Diaz per far capire alla gente quanto è importante, quanto è stato importante e quanto è importante il nostro contributo per sviluppare questa città e per salvaguardare questa città da una nuova emergenza che comunque non è ancora finita. Le amministrazioni locali sono in crisi perché non riescono a dare risposte rispetto a quelle che sono le nostre richieste. A noi non interessa il piano per il lavoro di Nappi quando dice che il pubblico è saturo, il settore pubblico è saturo, quando dice che con l'ambiente non c'è spazio perché bisogna dare incentivi alle imprese private. Io ricordo, lo ricordavo già presso un'altra trasmissione, un servizio sempre del suo telegiornale, quando dissi che l'Arlas stessa, durante una nostra delegazione, disse che nessuna impresa privata si è fatta avanti per chiedere l'incentivo dei 5.000 euro per assumere un solo precario Bros. Questo la dice lunga per quanto non c'è, con la crisi che viviamo è talmente tanta che le imprese non riescono nemmeno ad assumere un precario Bros per 5.000 euro, cosa che ci tengo a ribadire, che la Campania non è il nord-est dove ci sono piccole e medie imprese capaci di sviluppare questo territorio. Qua l'unico territorio, l'unico sviluppo occupazionale che può crescere in Campania, a Napoli, con il special modo, è
il settore ambientale, il settore dei servizi, il settore delle manutenzioni urbanistiche, stradali, scolastiche e così via. Ecco Gino, il motivo per cui voi siete anche ospiti di questa trasmissione è anche perché di questa vertenza sembra che se ne interessano in pochi. C'è un presidio ormai fisso davanti a Palazzo San Giacomo. Io chiederei alla regia di rimandare il video di queste immagini che abbiamo girato proprio questa mattina, che testimoniano come nessuno poi si renda conto di quello che sta accadendo. Cioè tutto diventa normale in questa città, anche un presidio H24 sotto, ecco qui, le stanze del municipio. Queste sono immagini proprio girate questa mattina, festa della donna, 8 marzo, e insomma nessuno dice niente. Sì, è assurdo che al di là del presidio che ormai dura da 15 giorni, come dicevi tu, è assurdo che le istituzioni tacciano poi su diciamo una questione così importante che vede comunque 4.000 precari bros da un anno e mezzo senza diciamo attività e soprattutto senza retribuzione, quindi si aumenta ancora di più la disoccupazione. Noi tra l'altro abbiamo fatto altri presidi anche a Palazzo Santa Lucia che purtroppo sono sempre finiti male. Quelli sono un po' più difficili forse, Gino. Ma perché io credo che ormai nella mentalità del centrodestra, ma anche dello stesso Caldoro e Cesario, queste questioni che riguardano cittadini non solo di Napoli, quindi cittadini di tutta la regione, che comunque chiedono di sancire i propri diritti attraverso diciamo, il lavoro, ma attraverso anche le stesse intese firmate dalla regione, dalla provincia e dal comune, loro rispondono con una repressione brutale, molte volte anche strumentalizzata da una parte della stampa, come tu dicevi, che non danno risalto a queste istanze che sono istanze genuine che nascono dal basso, ma tendono sempre a criminalizzare e a non dare risposte, addirittura a chiudere anche il dialogo. Quindi diciamo che Palazzo San Giacomo secondo me è l'ultimo avamposto per quanto riguarda un presidio democratico. Questo poi lo sanciremo più avanti quando vedremo se l'amministrazione comunale farà sue le istanze che stiamo portando avanti ormai da mesi, da anni, ma soprattutto in queste ultime settimane. Quindi noi chiediamo al Comune di prendere e sposare in toto le nostre istanze per far sì che attraverso la regione, attraverso la provincia, ma soprattutto una battaglia sul governo nazionale, si può poi trovare uno sbocco occupazionale. La festa delle donne di stamattina, per quanto ci riguarda, ma anche chi sta all'interno di questo percorso, di questo movimento, cioè non c'è niente da festeggiare, perché la festa delle donne comunque viene festeggiata perché nel 1908 129 lavoratrici in una fabbrica a New York, dove anche allora protestavano per le condizioni disumane in cui erano costrette a lavorare, protestavano da 3 giorni e in quella fabbrica, se non mi sbaglio, era un'industria tessile, il principale proprietario di quella fabbrica le chiuse dentro e poi scoppiò un incendio e quindi queste donne morirono tutte. Quindi diciamo è più una disgrazia che è capitata alle donne, quindi credo che è un evento anche questo che è stato stravolto in questi anni. Quindi già allora c'erano delle proteste per far sì che i cosiddetti datori di lavoro, queste industrie che hanno sempre tratto profitto dallo sfruttamento degli operai, oggi continua attraverso diciamo quello che è un po' diciamo il modello Marchionne, il governo Berlusconi e il governo Monti. Ecco, torniamo un po' più specificamente alla questione vostra, Salvatore, perché il rapporto con il neo assessore regionale Severino Nappi non è stato mai, voglio dire, fulgido, non è stato mai insomma, improntato anche su un rapporto di ascolto, un rapporto di relazione, ecco, con l'assessore Nappi. Perché secondo te? Perché l'assessore Nappi è partito col piede sbagliato, già dal primo incontro quando si insediò la giunta Caldoro, è partito con un pregiudizio nei confronti dei precari bros, nei confronti di chi legittimamente, diciamo così, ha fatto parte di un percorso, dicendo, bollando come
un bacino clientelare dell'ex amministrazione regionale, cosa che abbiamo smentito più volte, perché non, su di noi, anzi più che su di noi, pende un'inchiesta da parte di una magistratura che deve valutare se c'è stato scambio di voti durante la precedente campagna elettorale. Sono già due anni e mezzo che questo pool di magistrati indaga, non è uscito fuori nessuno, cioè nessun sospetto di scambio di voti, e tanto meno appunto sono infondate le accuse sia della magistratura sia del pregiudizio dell'assessore Nappi. Più volte all'assessore Nappi abbiamo detto che il nostro contributo è importante per quanto riguarda il settore ambientale, e lo dicevo prima, lo stesso assessore pensa che il settore pubblico è soltanto parassitismo e assistenzialismo. Non siamo d'accordo, appunto questa è la divergenza massima che abbiamo con l'assessore Nappi. Ritiene opportuno l'assessore che attraverso le imprese private si crea sviluppo e lavoro. Ripeto, non siamo nel nord-est ma siamo a Napoli, dove qui per impresa privata si intende la salumeria, il bar e il supermercato, senza nulla togliere al lavoro appunto che fanno queste imprese, ma noi riteniamo che lo sviluppo è da tutt'altra parte. Ecco, il tema importante di questo rapporto con l'assessore Nappi mi fa ricordare, e lo dico con grande serenità all'amico Monteleone che ho alla mia destra, Monteleone, ma questo assessore Nappi pure ha detto che ha creato un piano lavoro che avrebbe portato migliaia e migliaia di persone ad essere, io voglio dire, non andare al lavoro ma regolarizzate, andate forse nelle statistiche di chi diventa, che ha preso un posto di lavoro, però non abbiamo conosciuto ancora nessuno che ci ha detto sì, grazie all'assessore Nappi io ho conseguito un posto di lavoro. Guarda Angelo, rispetto alla platea Bros c'è la certezza che nessuno è stato chiamato né dall'Arlas né da nessuna azienda privata, e quindi parliamo della linea 1. La linea 2, che diciamo non è legata agli ex corsisti Isola, Esco Dentro, quindi alla platea Bros, l'assessore quasi periodicamente, ogni 3 mesi, parla di 10.000, 20.000, 30.000 assunzioni. Allora, qua il meccanismo è semplice. Secondo me l'assessore sta dando questi fondi, che sono circa 5.000 per ogni contratto che va dai 3 mesi a 12 mesi, che vanno alle aziende private. Io credo che queste aziende, tramite i loro commercialisti, stanno facendo un'emersione dal lavoro nero, quindi alla fine si intascheranno questo bonus di 5.000 euro e non ci sarà nessuna assunzione. Tra l'altro, credo. Assunzione vera. I soldi sono veri, che vanno. Sì, no, comunque. Assunzione vera per dire persone che non percepiscono reddito neanche al nero. Ma infatti, è questo quello che pensiamo noi. Sì, anche perché ti interrompo, Gino, anche perché io ho avuto modo di guardare questa graduatoria, che tra l'altro di chi ha risposto al bando è pubblica su internet, quindi è una graduatoria, non abbiamo mica fatto nulla di male. E abbiamo visto che ci sono migliaia e migliaia di studi commercialisti che hanno fatto richiesta, perché chiaramente le sedi delle aziende molto spesso sono presso i commercialisti, e allora i commercialisti con questa operazione non solo hanno rastrellato del denaro per l'azienda, ma poi hanno messo forse in regola probabilmente quelli che nella stessa azienda già lavoravano ma non erano in regola. Per cui ci ritroviamo a fare sì un ottimo lavoro, per carità, per quanto riguarda l'emersione del nero, ed è giusto, perché uno prende un posto di lavoro lo deve prendere con tutti i crismi possibili e immaginabili, quindi anche sul nero possiamo aprire un'altra pagina importante, ma realmente non ha portato nessuna nuova occupazione al pianeta disoccupati Napoli. Sì, ma al di là della questione occupazione, quindi o meno, cioè qua si sta negando addirittura al confronto e al dialogo, perché vogliamo ricordare che dal 10 gennaio 2010 noi non siamo più riusciti ad incontrare l'assessore Nappi, e questo secondo me è l'aspetto più grave. Visto che questa platea è stata comunque riconosciuta, come dicevi tu, in tavoli che si sono svolti a Roma, al Ministero del Lavoro, in Prefettura a Napoli, che ha visto la presenza anche di ministri, credo che oggi, dove c'è addirittura una mancanza di risposta, secondo me il dialogo dovrebbe andare avanti, proprio per non far succedere poi
alcune cose che noi chiamiamo protesta legittima rispetto a un immobilismo di risposta da parte della regione, del comune e della provincia, ma che altri invece cercano a tutti i costi di criminalizzare e far passare come una protesta dei violenti o quelli che a discapito degli altri cercano una corsia preferenziale. Noi vogliamo ricordare che noi non cerchiamo nessuna corsia preferenziale, perché da anni siamo inseriti in questo progetto, c'è comunque un elenco all'ARLAS, che è l'Agenzia Lavoro e Scuola della Regione Campania, quindi anche tutte queste strumentalizzazioni, secondo me, per chi fa giornalismo è poco dignitoso. Noi apprezziamo il tuo impegno che da anni comunque, non solo per la vertenza Bros, ma per altre vertenze, per tutte le questioni che sono legittime, tu le porti avanti insieme a noi, però questo, ripeto, notiamo che altre testate giornalistiche, altre emittenti fanno sempre il gioco dei politici e delle istituzioni, perché è chiaro che ormai oggi i partiti si possono definire come delle SPA, delle società per azioni, questi non hanno, anzi SRL ancora di più, questi non hanno proprio niente come partiti, come partiti che sposano le istanze dei lavoratori, dei precari, dei senza tetti. Ormai penso anche allo scandalo della sanità, è sotto gli occhi di tutti, addirittura si rubavano anche i ferri per operare dal Caldarelli per portarli nelle cliniche private, e poi comunque oggi si vede costretto chi necessita di cure sanitarie che non solo le deve pagare, ma diciamo, cioè, è il problema anche di come tutelarsi per la salute, e questo per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda la scuola, le opere che sono state costruite con soldi pubblici e che non sono state mai date alla collettività, quindi c'è un mangia-mangia generale, quindi secondo me anche la questione dei partiti va un po' rivista e rivisitata, perché non rappresentano minimamente quelle che sono le istanze dei cittadini e del popolo. Certo, se la regione Campania, diciamo così, latita un po' per quanto concerne l'assessore Nappi, un po' per modo di dire, il comune di Napoli nicchia, perché anche con il sindaco De Magistris, che pure in campagna elettorale aveva detto di puntare proprio sul Movimento Bros per quanto riguarda la raccolta differenziata, tornando poi sulla terra, quindi nella città di Napoli, le cose sono un po' cambiate. Salvatore Fierro, vi ha un po' deluso il sindaco? Ma credo che il sindaco De Magistris abbia deluso solo i precari Bros, ma penso che abbia deluso l'intera cittadinanza e questo movimento civile, di società civile, che l'ha sostenuto durante la campagna elettorale, perché è partito col piede sbagliato. Lui, da buon populista e da buon, diciamo così, Napoleone, ha cercato di accontentare un poco tutti, cioè di ascoltare tutti, cercando di capire quali erano le esigenze della città e dei cittadini, cercando di promettere e creare delle aspettative. Aspettative che nel frattempo le stiamo facendo pagare noi a lui con questo presidio permanente sotto Palazzo San Giacomo, ma speriamo che l'intera cittadinanza poi si indigna rispetto, di fronte alle scelte scellerate che questo sindaco sta facendo, perché non è possibile. Faccio un paio di esempi per capire di che cosa stiamo parlando. Essere contro l'inceneritore a Napoli e poi si spediscono i rifiuti in Olanda, dove a loro volta sono messi in un inceneritore. Dunque, ha un costo enorme, poi dall'altro. Con un costo enorme. O sei contro l'inceneritore o non lo sei. Non è che sei contro l'inceneritore a Napoli perché a Napoli ti sei aperto una partita elettorale. E in Olanda poi possono morire gli olandesi. Poi ha puntato sulla città vetrina, la Coppa America è la città vetrina, dove dietro questa città vetrina si nasconde, e questa è la metafora che vogliamo usare con l'iniziativa fatta ieri sulla scogliera, si nasconde ancora tanta emergenza rifiuti, tanta disoccupazione, tanta emarginazione, tanta precarietà. E attraverso quella fuoriuscita di tanti rifiuti speciali dalla scogliera abbiamo dimostrato di come la città vetrina non riesce poi a coprire tutti i malesseri di questa città. Vogliamo ricordare che ha inserito i vigili urbani sull'autobus per
con la scusa dell'assenza, cioè con la scusa del mancato biglietto da parte degli immigrati, li portano sulla questura per fare il decreto di espulsione. E questo non è da società democratica. La città dell'accoglienza di De Magistris, la città sociale di De Magistris, la città arancione, rivoluzionaria, la democrazia partecipata è quello che realmente lui ha disatteso, quello che manca a questa città e tutte le promesse e tutti i buoni propositi, tra virgolette, che De Magistris ha fatto durante la campagna elettorale. Per quanto riguarda noi Precari Bros, ci sono tanti documenti televisivi fatti anche su network nazionali, su giornali nazionali, dove lui specialmente diceva che i Precari Bros venivano inseriti durante la campagna codice differenziata porta a porta. Anche la stessa raccolta differenziata porta a porta a Napoli non è mai partita, tranne qualche piccola sperimentazione fatta nei quartieri nobili della città, però per il resto la città si affoga comunque nella monnezza. Cioè, caro sindaco, cambi realmente pagina. Ecco, tornerei alle promesse elettorali, Gino, perché questo sindaco ha detto esplicitamente, io punto sulle associazioni, sui movimenti, punto su quelli che hanno poi dimostrato di saper fare, e poi ha detto anche un'altra cosa: io voglio gente che sia formata. Ma a proposito della formazione, io ricordo che voi siete perfettamente formati sotto questo aspetto. Guarda, qua c'è tutto sempre un paradosso, perché per entrare nel mercato del lavoro con le nuove riforme, la legge Biagi, pacchetto 3, dovevi passare per l'orientamento, per la formazione, quindi dovevi essere ultraformato. C'è stata una battaglia da parte nostra per rientrare all'interno dell'orientamento, della formazione, delle work experience. Una volta che si sono completate, poi si dice che il mercato del lavoro è saturo, il settore ambientale addirittura ci devono essere dei tagli e dei licenziamenti. Quindi anche su questo, cioè, diciamo, è un manicomio totale, perché tu prima formi 4.000 cittadini e li fai comunque acquisire delle competenze, acquisite queste competenze che dovrebbero metterle in atto, quindi con soldi pubblici che sono stati spesi, qua parliamo di cifre che vanno vicino ai 100 milioni di euro, cioè poi tutto viene cestinato e quindi una doppia truffa, perché da un lato abbiamo, diciamo, noi creduto in questo progetto che poi è stato disatteso dalle stesse istituzioni, e dall'altro lato sono state spese decine e decine di milioni di euro per far sì che queste competenze venissero da parte nostra acquisite attraverso work experience, attraverso formazione e orientamento. Quindi io credo che il tutto, secondo me, passa sempre attraverso una volontà politica che o c'è o non c'è, e questo lo decidono i partiti attraverso le istituzioni. Quindi io credo che la questione Bros non interessa proprio nessuno, perché la platea Bros non ha mai comunque appoggiato un'amministrazione, un'altra amministrazione, un partito, un altro partito, un politico, un altro politico. Quindi io credo che tutto questo, secondo me, è proprio perché noi non appoggiamo nessuno. È normale che noi non siamo dei qualunquisti, noi apprezziamo quel politico che sta nelle istituzioni, che si batte soprattutto per la nostra questione, ma anche per altre questioni. Su questo aspetto, Gino, volevo aggiungere completi, che ho visto anche politici di centrodestra soprattutto anche battersi nella vostra vertenza, vi hanno ascoltato, hanno cercato di porre l'attenzione all'emergenza, così come i politici centrosinistra. Quindi voglio dire, la battaglia è stata sempre fatta, diciamo così, ad ampio raggio, sotto tutte le insigne politiche. Guarda, Angelo, però sempre tutti con un retropensiero, perché noi questo riusciamo comunque a coglierlo ai tavoli, perché a volte, ecco, ieri c'è stato anche un tavolo che abbiamo fatto con i capigruppo di maggioranza comune, tra l'altro che avevano fatto anche una seduta monotematica 2-3 mesi fa sulla questione dei Precari Bros, però non si spinge mai per la risoluzione, anche graduatamente, di questa problematica. Quindi, ripeto, credo che fondamentalmente è una questione di volontà politica. Soprattutto io penso che in questa città noi paghiamo anche la presenza di un prefetto che sulla nostra questione né in bene né in male non si è mai espresso.
mentre prima c'era il prefetto Panza che era molto dinamico e molto veloce ad accogliere, diciamo, le richieste non solo dei precari bros, e quindi faceva da tramite col governo, con le istituzioni locali. Sembra che anche questo prefetto sia capitato, diciamo, non così a caso a Napoli, come lo stesso ex questore Giuffrè, come un pool di magistrati che addirittura indaga sui precari bros che vogliono andare a lavorare in una città dove la camorra la fa da padrona, cioè quindi un pool di magistrati per indagare se noi abbiamo un euro o due euro in tasca, cioè questa è la follia pura, ma questo credo che è tutto un disegno, perché vogliono azzittire le lotte sociali, non vogliono più che esistano i movimenti in questa città che molto genuinamente portano un dissenso. Io credo che ormai è dimostrabile che in 14 anni ci hanno fatto di tutto, anche compreso, diciamo, toglierci i soldi da 14 mesi, e a casa non andiamo. Non andiamo semplicemente perché crediamo in questo progetto e soprattutto perché abbiamo fatto una scelta di vita ben precisa, quindi di non aggregarci alla camorra o di sottostare al lavoro nero. Ecco, finisce qui la prima parte di questa chiacchierata con i precari bros. Torniamo perché abbiamo delle immagini da mostrarvi e poi collegarci telefonicamente con un uomo politico. Linea alla regia.